Solo un drammaturgo un po' perverso avrebbe potuto scrivere meglio l'ultima settimana della Roma, dal caso Cassano al ferimento dell'arbitro Frisch, dalla polemica Totti-Capello con sconfinamenti nel gossip, fino alla pioggia battente sulla trasferta di Messina, con i tifosi al seguito che attraversano lo stretto, fino a ritrovarci qui al vecchio stadio celeste, quello del Messina di 40 anni fa. E dai pittoreschi balconi in cui 3 mesi fa è stata raggiunta la tanto auspicata promozione. E dopo le fotografie mostrate dallo storico massaggiatore Ciccio Currò, eccoci nel nuovo impianto, il San Filippo, adagiato sulla collina, 40.000 posti, oggi pioggia, e il romanzaccio romanista che prosegue con il rigore di legittima severità europea, forse non tutti gli arbitri nostrani l'avrebbero fischiato, dello smarrito Mexès su Zampagna. A trasformarlo il piede mancino di Parisi, fluidificante difensivo che nello scorso campionato in B ha segnato 14 gol, secondo cannoniere messinese. Poi il pareggio con l'inizio dell'emozionante quanto alla fine vana Montelliade, e colazione di romanisti in divisa verde militare, da Corvia al bucaniere ritrovato. Ripresa con amnesia difensiva della squadra di Föller, Zampagna, Pelizzoli, palo e mira precisa di Sullo. Ma il festival delle conclusioni è solo all'inizio, perché in 4 minuti Montella diventa capocannoniere del campionato. Tripletta e 4 reti complessive per lui, compresa quella con la Fiorentina, a conferma che nel mondo strano del pallone, oltre alla forma fisica, la fiducia e la tranquillità si accompagnano con guizzi determinanti alla fortuna. 3-2 per i fratelli di Totti, che osserva dalla tribuna. Ma le disattenzioni si sprecano e la cronaca temporale in questi casi è importante. Passano 6 minuti. L'ivoriano Zorro è onnipresente e Giampai è il più lesto a sfruttare la respinta della barriera sulla botta di Parisi, 3-3. Altri 4 minuti e Iliev, sostituto del prezioso di Napoli, imbecca Zampagna, leggiadro nel più sognato fra i pallonetti. 4-3 dei giallorossi di casa, tripudio al ritorno in A dopo 40 anni e 4 gol in 13 minuti, roba da tornei degli anni 30. Questa Sicilia che si ritrova a 4 punti, Messina e Palermo insieme. È una Sicilia incredibile che si ribella, che fa vedere che c'è grande fame di calcio e che sappiamo magari anche giocare a calcio. Ci abbiamo creduto fino in fondo, si è visto la squadra soprattutto quando siamo andati in svantaggio, quindi penso che alla fine il risultato è giusto. Quando ti ritrovi a 10 giorni dal campionato, che ancora non hai fatto un allenamento tutti insieme, è chiaro che non puoi sperare che siano tutti rose e fiori. Attacchi meglio delle difese, è ovvio, e Roma con scarsa personalità, d'altronde senza Cassano e Totti, sciagurata nel non conservare il vantaggio sul 3-2. Vincenzino è uscito su questo punteggio per lievi dolori, rimpiazzato da Aquilani. In campo anche Del Vecchio e il per ora impalpabile Mido. Dopo il 3-2 abbiamo avuto 2 occasioni di contropiede, dove si deve fare il 4-2, però nel calcio è così, un po' brutale il calcio.